Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Buonasera e bentornati a Fuori Gioco. Eccoci qua a commentare la prima puntata del 2020, anzi colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori. E commentiamo quella che è stata la seconda giornata del girone di ritorno di questa bellissima stagione calcistica. Per farlo nel miglior modo possibile ho qui con me il nostro esperto di calcio che saluto. Buonasera a Federico e bentornato a Federico Formigiano. Buonasera a tutti quanti voi. Ospite di questa puntata di Fuori Gioco, l'ex portiere del Vicenza dell'Arzignano, Alex D'Amico. Buonasera Alex. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te di essere qua con noi. Bene, allora iniziamo con una bella domanda per te Alex, visto che ti abbiamo qua, abbiamo il piacere di averti qua non solo per raccontare la tua grande esperienza di giocatore ma anche di uomo, no? Visto quello che ti è capitato. Allora, 2 anni e mezzo dell'intervento al cuore che ha cambiato un po' la tua vita, hai trovato la tua dimensione nuova in questo ambiente di calcio, con lo Schio, dove svolgi varie funzioni tra cui quella di allenatore di portieri. Come ti stai trovando con questa nuova esperienza? Beh, diciamo che all'inizio è stato molto difficile accettare la nuova situazione di dover smettere di giocare così giovane, però piano piano adesso con questo nuovo compito che ho Schio ho nuovi stimoli e molta voglia di fare bene e di una nuova sfida che mi dà molti stimoli, insomma, per cui sono molto contento adesso. Anche perché a Schio, voglio dire, sì, stai allenando una squadra di promozione, ma in realtà è una società proiettata, voglio dire, verso qualcosa di importante, no? Di diciamo che importanti. Gli obiettivi, la società è una società ambiziosa, per cui il presidente Valortigara e il direttore Dalla Fina ci credono molto e ci mettono a nostra disposizione tutto il necessario, insomma, per provare ad essere ambiziosi e provare ad avere un futuro importante, insomma. Abbiamo buoni giocatori, abbiamo delle buone strutture, abbiamo, insomma, non ci si c'è può tutto lamentare. Per fare bene, come si suol dire. Bene, tornando un po' sulla tua personale esperienza, Alex, mi viene naturale chiederti quanto ti manca il campo da calcio e come l'hai vissuta questa esperienza, insomma. È chiaro che il campo manca moltissimo. Essere allenatore o essere da fuori comunque non è la stessa cosa. Vivi le partite in modo diverso, vivi le settimane in modo diverso e proprio cambi la testa. Diciamo che piano piano però sto più trasformando la testa in una testa d'allenatore, per cui all'inizio era molto difficile. Adesso piano piano mi sto abituando e ti dico, magari c'era in difficoltà anche a tornare a pensare da calciatore. A pensare da calciatore? Sì. Perché poi c'è una visione diversa, assolutamente, no? dal campo alla panchina. Da quando ho smesso di giocare è assolutamente diverso. Tu adesso quanti anni hai? 20? 24. 24 anni. Sì. Per cui possiamo dire, Federico, che a Schio ci sono gli allenatori più giovani, perché Davide Zanorini e Alex D'Amico siete uno staff più giovane. Sì, della, certo. Penso anche che tu con Zanorini abbia trovato un accordo, una collaborazione valida, anche perché Zanorini, tra l'altro, anche lui era stato al Vicenza Calcio, no? Sì, Zanorini è stato al Vicenza Calcio appena quando sono andato via io, per cui ci siamo sbagliati di pochi mesi. Penso sia comunque un allenatore veramente molto bravo, molto preparato. Io sono sicuro che lui avrà un futuro luminoso, per
cui è per me un orgoglio, un piacere poter collaborare con lui, mi ha insegnato un sacco di cose e sono molto contento di essere un suo collaboratore, anche perché veramente vede il calcio, secondo me, come pochi altri, né dilettanti, come penso veramente pochi. Scusa, facendo un passo indietro e ricordando l'esperienza del Vicenza, tu quell'anno che sei stato al Vicenza avevi come portieri della prima squadra? Sì, quei sei mesi ho avuto dei portieri di tutto rispetto, assolutamente, per cui anche lì è stata una bella esperienza. Ho avuto Benussi, Vigorito e poi è arrivato anche Ivan Pellizzoli, per cui sono portieri che hanno giocato la Champions League e l'Europa League, per cui Vigorito adesso in Serie A. Sei rimasto in contatto con questi? Sì. Assolutamente sì. Soprattutto con Benussi, che era il mio compagno di ritiro, lo sento spesso. E Benussi sta giocando ancora? Ha aperto una scuola portiere adesso. Ha aperto anche lui. Quello di Mestre. E tornando un attimo allo Schio, ieri lo Schio ha perso. Ieri è arrivata una sconfitta dopo 9 vittorie consecutive in quel di Tezze. Purtroppo è un campo difficile, lo sapevamo. E gli episodi ci sono andati un po' contro, abbiamo preso gol dopo 5 minuti e abbiamo fatto fatica a imporre il nostro gioco, il campo era veramente difficile da giocare, abbiamo preso una traversa, due episodi anche devo dire dubbi, per cui... Parlando di campo difficile da giocare, qua sarebbe da aprire un bel tema, no? Perché i campi ovviamente in questo momento è difficile che possano essere così in ordine, parliamo di terreno di gioco, giusto? Sì, assolutamente. Ma su questa cosa bisognerebbe un po' rivedere, come abbiamo già parlato altre volte, Federico, il discorso dei calendari, il discorso soprattutto nei settori giovanili, no? Noi abbiamo avuto recentemente a Bolzano Vicentino delle esperienze che ci hanno un po' danneggiato per far giocare determinate partite sotto giornate di acqua a non finire, quindi è normale che a distanza di un mese i campi non sono ancora in difficoltà e poi chi ci rimette è la salute del giocatore oltre che il bel gioco, no? Quindi su certo. Questo argomento qua bisognerebbe, chissà che un giorno riusciremo a avere ospiti, magari, no, come avevamo detto, Domenico Spalluto, che così sì. Parliamo un po' di questo tema calendari che sono sempre un po' ristretti e non ti aiutano, perché poi succedono queste cose che vai a giocare una partita come ieri, che ormai adesso il giorno di ritorno è partito, ogni domenica 3 punti valgono, valgono 6, diciamo la verità, e a volte vieni penalizzato dai campi che non poi ti permettono. Poi penso che un bello spettacolo sia anche per il pubblico che venga a vederci sia importante, perché se il campo non permette di giocare, io penso che partite noiose, brutte, alla lunga, dopo non possiamo lamentarci se il pubblico non è numeroso. Assolutamente, perché il bel calcio si può fare anche nelle nostre categorie, non per forza bisogna far girare la palla, no? Quindi che il bello del calcio è vedere non palle lunghe, ma vedere una squadra che prova a giocarla in tutti i reparti. Parlando di pubblico, Federico, so che tu noti un aumento. Io sono rimasto colpito, sarà anche che probabilmente siamo aiutati in questa fase dopo aver avuto un mese di novembre e dicembre molto pesante dal punto di vista climatico, adesso dicembre e soprattutto gennaio sta andando veramente bene, ieri c'erano 14 gradi, 13-14 gradi, si stava bene in campo. E io vedo veramente un incremento del pubblico. Ieri ho assistito a una partita di prima categoria tra la Fontanivese e l'Eurocalcio, una squadra era seconda, l'altra era prima, quindi probabilmente era anche una partita di cartello, ma c'erano parecchi tifosi. Ho visto le immagini di Bolzano Vicentino dove c'era il Monte Viale e anche lì c'era una bella affluenza di pubblico. Cioè, a Tezze, mi diceva Alex prima, anche lì c'era una buona affluenza. Si vede in giro nei campi veramente che c'è un ritorno di interesse verso il calcio dilettantistico. Addirittura anche in terza categoria si vedono sempre più persone che assistono alle partite. Quindi da questo punto di vista credo che questo sia un dato che va sottolineato. Il calcio dilettantistico in questo momento vive un buon momento e c'è una risposta da parte del pubblico. Del pubblico, questo è anche poi, no, Alex, il volere della nostra trasmissione, quella di cercare appunto, quando siamo partiti l'anno scorso, no, Federico, di dare più luce possibile a questo calcio dilettantistico, perché poi è questo il calcio delle emozioni, io dico sempre, no? Il nostro calcio, il calcio della domenica nei nostri paesi dove
dove ci si incontra tra anche amici che si trovano a venerdì sera o a sabato sera nei locali, poi la domenica si danno battaglia dentro il campo, perché sto vedendo appunto che è proprio bello quando si arriva la domenica prima della partita, vedi che tutti si salutano, no, perché insomma ci si conosce tutti e poi si va in campo e per 95 minuti c'è una bella battaglia ed è molto emozionante. Per cui ti chiedo, Alex, è una domanda magari che non ha tanto senso, però te la faccio. Nel tuo pensiero mi hai già un po' risposto, avresti anche l'idea di ritornare a fare giocare qualcosa, cioè un pensiero che ti viene per il futuro? Ti dico, inizialmente all'inizio pensavo solo a quello, adesso piano piano diciamo mi sono fatto una ragione, per cui sinceramente non vedo degli spiragli. Hai trovato la tua pace, sono molto motivato a restare nel mondo del calcio con altri ruoli, diciamo. Con altri ruoli, assolutamente. Anche perché, voglio dire, potrebbe nascere, come capita spesso tra allenatori, no? Questo abbinamento allenatore con allenatore di portieri che poi fanno un percorso di carriera assieme. Diciamo, potrebbe essere una possibilità. Potrebbe essere che tu e Davide avete creato un feeling che vi porterà, speriamo, con lo schio in alto, speriamo, altissimo, e dopo chissà penso dove. Penso che la cosa principale sia pensare al presente. Sì, se chiaro. Noi facciamo bene, vinciamo e lavoriamo per il presente, poi il futuro darà delle soddisfazioni. Tra l'altro mi pare che proprio oggi ci sia il sorteggio degli abbonamenti di Coppa, quindi sarebbe interessante sapere, certo, lo schio con chi giocherà, perché è in semifinale, quindi significa che sta veramente puntando alto anche in Coppa, perché sappiamo che la squadra Coppa, che vince la Coppa, diventa la prima nella classifica dei ripescaggi. Esatto. Quindi questa è una cosa che sapevamo fin dall'inizio poteva essere importante e ci abbiamo puntato forte, diciamo. Infatti noi come Calcio Vicentino auguriamo al Bassano, allo schio, di essere l'anno prossimo in eccellenza, no, Federico, insieme, certo, al Montecchio, insieme al Camisano, per alzare il livello del calcio vicentino. Certo, assolutamente. Il massimo sarebbe Bassano per il campionato e Schio per... Noi speriamo di vincere. Vabbè, sì, no, era per dire... Tutte e due. Sì, no, tutte e due, cioè, chiaro. Anche Bassano probabilmente sì, merita una categoria, sì, superiore. Allora, ci fermiamo qua per la prima parte e ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Grazie. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Eccoci qua di ritorno per la seconda parte di Fuorigioco e come di consueto diamo spazio al nostro esperto di calcio che ci dà una panoramica di quello che è successo appunto ieri e per la seconda di ritorno. E prima mi sono dimenticato un particolare, che salutiamo la nostra immagine, donna immagine della trasmissione, Federica, che non è qui con noi per un impegno lavorativo ma ci sarà lunedì prossimo. Ciao Federica.
Bene, Federico, a te l'onore e la parola di parlare di questa bellissima seconda domenica di calcio. È stata anche questa una domenica sicuramente interessante, caratterizzata anche da alcuni risultati sicuramente positivi per il calcio vicentino. Il Vicenza innanzitutto ha pareggiato a Fermo, però la giornata è andata comunque bene perché ha pareggiato anche il Carpi e il Padova e la Triestina hanno perso, quindi Vicenza, per il Vicenza è stata comunque una giornata positiva. Purtroppo ha perso l'Arzignano, ha perso anche una partita con l'Imolese che era ultimo in classifica e ha perso in casa, e questo risultato è un risultato pesante. Hanno giocato una buona gara, hanno sbagliato anche un calcio di rigore con Maldonado e purtroppo è andata così. Il Cartignano invece ha vinto giocando sabato in anticipo, perché adesso tornerà in campo mercoledì di nuovo e ritorna al terzo posto in classifica. Il Cartignano sta facendo un campionato veramente superiore ad ogni aspettativa. Addirittura si è trovato in vantaggio subito nei primi minuti e ha vinto per 4-1. In eccellenza ci sono stati invece le vittorie sia del Montecchio che del Camisano. Montecchio sta proseguendo nel suo campionato veramente eccezionale, potrebbe anche essere una squadra che può aspirare alla promozione. Ci sono altre squadre in questo momento che stanno andando molto forte, come il Castelbaldo e come il Sona. Comunque sta facendo un campionato di vertice e potrebbe dire la sua. Camisano ha vinto anche ampiamente con 3 gol del suo centravanti Viola, e con questo risultato in questo momento si trova nelle primissime posizioni della classifica. Potrebbe giocare per i playoff, difficilmente potrà arrivare ai primi posti della classifica, ma per i playoff ce la può ancora fare. In promozione ieri c'è stato la sorpresa, diciamo, della sconfitta dello Schio a Tezze, di cui parlava Alex prima. Devo dire che in settimana c'è stata anche la notizia di un infortunio all'attaccante Primucci. Sì, colgo l'occasione per fare un grosso bocca al lupo al nostro bomber Simone Primucci, che ha riportato purtroppo la rottura dei legamenti del crociato e purtroppo la sua stagione è finita. Perdiamo un grandissimo calciatore e anche un ragazzo veramente speciale, importante per lo spogliatoio, per cui dovremmo dar tutti qualcosa in più per superare la sua mancanza, e lo aspettiamo con noi, certo, per magari festeggiare qualcosa. Facciamo tutti un bel in bocca al lupo a Se al devo bomber, dire comunque Primucci. Lo Schio ha veramente un reparto avanzato importante, perché oltre a Primucci ci sono Munarini, Benvenu, Andretto, Pilan, cioè una squadra che è ben attrezzata, certo, anche in avanti, quindi potrà sicuramente fare il suo campionato importante. Il Bassano ha vinto e quindi adesso si è portato a un solo punto dallo Schio. Sarà sicuramente un campionato molto interessante da vivere fino all'ultima giornata. Ha perso una battuta il Cornedo, pareggiando in casa con la Calidonense, e rimane sempre terzo in classifica, però si è un po' staccato. Io credo che ormai si stia andando verso un duello Schio-Bassano per il primo posto. Per quanto riguarda la prima categoria, nel girone A, B sta andando molto forte il Chiampo, che ha vinto anche ieri. Come sempre, quando c'è il Rezzadore come allenatore, sta facendo veramente in questo momento molto bene e non ci sono avversarie, anche perché ieri le squadre che seguivano o hanno pareggiato o hanno perso. Il Sovizio ha perso e il Real San Zeno, che vinceva 2-0 alla fine del primo tempo, ha perso 3-2. Nell'altro girone, quello dove c'è anche il Berton, proprio il Berton, vero Franco, ha battuto la capolista Montevial. Il Berton si rilancia in questo modo, può ancora aspirare ai playoff, e in testa alla classifica si è creata veramente una bagarre, perché ha perso anche il Le Torri, mentre ha vinto la Pedemontana all'ultimo minuto, e la Pedemontana ha raggiunto il Monteviale. È un campionato che si fa sempre più interessante, equilibrato. Penso che ci siano 5-6 squadre che possono aspirare alla vittoria finale. Nell'altro girone, la partita a cui ho assistito io è stata Fontanivese Eurocalcio, una partita molto equilibrata, però a 10 minuti dalla fine l'Eurocalcio è riuscito a segnare e adesso la squadra di mister Comacchio ha ben 4 punti di vantaggio. Bene, diremo che c'è tanto da divertirsi ancora, e i campionati iniziano a farsi interessanti. Adesso vengono fuori le partite, sono tutte importanti, i punti. Si dice sempre che di solito i campionati vengono decisi nei mesi invernali, no? Quindi probabilmente
questo mese di gennaio e di febbraio, saranno abbastanza decisivi per mettere fieno in cascina. Parlando di calcio giocato, Alex, so che tu oltre ad allenare fai parte anche della scuola portieri, sì, vero, che c'è a Grumolo delle Abadesse, no? Che ricordiamo c'è, sono i campi federali, eccetera, dico bene? Sì, sono della scuola portieri Keeper Sport, che siamo in tutta la zona di Vicenza, e poi lavoro al centro federale di Grumolo delle Abadesse. Ah, ok, okay, sono due, perdonami, che non ero così ben informato. Sì, la scuola portieri, alleniamo molti portieri qui, giovani di tutta la zona, e diamo un supporto per la crescita di questi ragazzi, siamo molto felici di poter dare una mano a molti ragazzi. Al centro federale abbiamo più un progetto un po' più ampio a livello di formazione del territorio, a livello di allenamenti, di allenatori, di un nuovo progetto, insomma, che è partito qualche anno fa. E come lo vedi, Alex, il livello dei nostri portieri qua nel Vicentino? Sei fiducioso per il futuro? Vedi? Assolutamente. I giovani adesso anche ci sono molte scuole portieri, per cui c'è molto più lavoro individuale rispetto a qualche anno fa, per cui già fin quando sono piccoli i portieri hanno voglia di allenarsi, è molto importante ormai il gioco con i piedi, per cui il ruolo del portiere è cambiato molto negli ultimi anni. Sì, adesso diciamo che possiamo dire che il portiere è diventato un giocatore di movimento, primo, come nel calcetto. È il primo attaccante il portiere, adesso si dice così, per cui si gioca in 11, non si gioca più in 10, è importante curare molto l'aspetto podalico, perché i portieri devono appunto sapere fare ripartire l'azione con qualità. La domanda che mi viene spontanea è dirti, può essere che anche giocatori come Gigi Donnarumma, che hanno esordito nel Milan a 18 anni, abbiano fatto tornare la voglia di fare i portieri, perché credo che quando arrivano sti bambini piccoli nelle squadre è sempre più difficile, vai a fare tu il portiere. Non so, adesso chiedo, chiaro, a te, tu quando eri piccolo sei partito subito, volevo fare il portiere? No, all'inizio giocavo fuori, però diciamo mi piaceva buttarmi rovesciate, mi piaceva stare in porta, per cui il mio destino era quello. Penso che un esempio positivo come quello di Donnarumma sia importante per i giovani, anche perché non ci sono tanti giovani probabilmente che vogliono giocare a fare il portiere. Perché penso che poi anche lì, per quanto voi possiate allenare, siate bravi ad allenare, però la qualità viene sempre fuori su una quantità di ragazzi, no? Aumentare un po' di numeri sarebbe un ruolo che abbia molte responsabilità il portiere. Magari alcuni bambini, ragazzini all'inizio magari non riescono a sopportare queste pressioni, perché il portiere che prende gol viene sbeffeggiato, il portiere è sempre in difficoltà, per cui devono dimostrare un forte carattere e allenarsi e divertirsi, insomma, quello è la cosa principale. Sei ancora convinto che, come si dice, il portiere deve essere un po' matto? Sì, no, magari qualche portiere è un po', diciamo, personaggio, però quando sei in campo è il ruolo forse più pensante di tutti. Cioè deve essere il portiere, deve essere quello più freddo, più lucido. Cioè, i portieri veramente comandano la squadra, ma anche quando l'azione è in attacco, cioè continuano a sostenere la squadra, a incitare i propri compagni, a dire che posizione devono assumere. Cioè i portieri sono quasi degli allenatori in campo. Chiaro, veramente ormai è un ruolo globale, non è più il portiere che deve parare. Dà una mano alla squadra in tutti i modi, a 360 gradi. Assolutamente sì. Poi chiaramente a livello caratteriale, quando sbaglia un portiere se gol diventa dura. Allora bisogna essere forti, bisogna avere un grande carattere per saper superare la cosa. Esatto. Bene, allora il tempo dice che ci dobbiamo fermare qui, sarebbe bello andare avanti soprattutto su questo argomento. Comunque magari, Alex, tornerai qua per festeggiare lo schio e ne riparleremo volentieri. Ci salutiamo qua, il nostro appuntamento di Fuori Gioco termina qui. Vi ricordo di seguirci sui nostri social. Ringrazio il nostro esperto di calcio Federico per le sue pillole di saggezza. Grazie Federico. Grazie a te. Grazie a te, Alex, di essere stato qua con noi. È stato un piacere averti qua, veramente. E ne riparleremo magari la prossima volta, magari invitiamo anche un medico, che così parliamo anche della tua storia, che può essere utile sicuramente ad altri. E ci rivediamo lunedì prossimo, sempre alle 17:30, sempre su TVA. Grazie e arrivederci. In Clinica Dentale potrai trovare professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi.